something's missing. It's been too dark for so long. And I don't take my own advice. There's trouble here in paradise. Can't tell me that you've told me so. Cause I know. In questa puntata di Non Solo Wedding, La Dolce Vita, Il Favoloso Mondo di Amélie, Alice nel Paese delle Meraviglie, Guerre Stellari e Colazione da Tiffany. Un percorso tra i più bei film di sempre realizzato grazie alla musica di Antonio Nasca e ai preziosi suggerimenti di Francesca Resciniti nell'organizzazione di Matrimoni a Tema. Parliamo di fotografia con Simone Perini. Un excursus fotografico tra i più bei reportage di matrimonio, rigorosamente in bianco e nero. Siamo a Villa Mercadante, nel cuore di Roma, e siamo in compagnia di Francesca e Antonio per una puntata davvero speciale dedicata a tutti gli appassionati di cinema, come me. Infatti, durante questa puntata rivivremo tra i più bei film della storia grazie alla musica di Antonio e ai racconti di Francesca su dei matrimoni organizzati su ispirazione di questi film. Se Francesca ti dicessi Colazione da Tiffany, cosa ti verrebbe in mente per organizzare un matrimonio su questo tema? Sicuramente un matrimonio all'insegna del bon ton, con un dress code nella partecipazione, l'invito per le signore ad indossare il cappello, quindi rigorosamente un matrimonio di giorno. Poi mi vengono in mente i toni del black and white, un matrimonio à pois, quindi tutto all'insegna della moda. Moda che potrebbe essere introdotta anche nel centro tavola con dei guanti lasciati cadere su un'alzatina o con le famosissime perle. Quindi dei particolari che richiamino. Sì, che richiamino il film in maniera sottile, come nel caso delle perle che Audrey amava indossare durante il film. Dal punto di vista musicale, sicuramente Moon River. Tu sarai d'accordo con me, immagino. Assolutamente sì. Moon River è il brano per antonomasia del film, ma anche un'icona musicale per le spose. Un tema romanticissimo, perfetto per un matrimonio. Il mood musicale del matrimonio potrebbe girare intorno all'America degli anni 50, all'America degli anni 60, quindi Frank Sinatra, Tony Bennett, e magari la fine del ricevimento improntarla con un DJ, con un revival anni 50-60, quindi rock and roll, woogie-woogie, tutto girando intorno a quello che è il fashion, la moda made in USA. Siccome siamo a Roma, a me viene in mente come prossimo film da proporvi La Dolce Vita, un classico. Questa volta partiamo dalla musica, Antonio. Dolce Vita, che tipo di atmosfere, che tipo di musiche? Dolce Vita, l'equazione è semplice. La Dolce Vita, Fellini, il musicista di Fellini, Nino Rota. E quindi un brano Amarcord, proprio Amarcord, quindi un brano che ci porta in quelle atmosfere un po' sognanti della musica di Fellini, dei film di Fellini, ma anche un mood musicale che riporti alla nostra Roma, quindi anche dei brani della tradizione romana, quindi brani di Rugantino come Roma non fa la stupida stasera, o Un arrivederci Roma, o Tre coins on the fountain, per Fontana dei Trevi, quindi tutto ciò che gira intorno a quello che è la musica della nostra capitale. Francesca, invece per quanto riguarda le atmosfere per l'organizzazione del matrimonio, sempre a tema Dolce Vita? Sicuramente un'atmosfera festaiola, quindi Via Veneto come centro nevralgico del matrimonio e come tavolo degli sposi. Il tableau potrebbe essere una valigia dell'epoca con all'interno tutta una serie di giornali di moda e delle macchinette fotografiche sparse qua e là che ricordino i famosi paparazzi. Senza dubbio i colori potrebbero essere quelli della Vespa, quindi il verde e il rosso che ricordano il marchio italiano potrebbero essere inseriti all'interno delle partecipazioni o dei menù. Sicuramente vedrei un matrimonio un po' più informale, quindi non classico, non canonico.
con dei piatti finger food, una sorta di aperitivo rinforzato che poi sfocia in una festa tra amici, quindi con il DJ e grandi balli finali. Ascoltato il brano Over the Rainbow. Francesca, ti chiedo che cosa ti viene in mente, che tipo di matrimonio organizzeresti ispirandoti a questa canzone? Facciamo adesso l'inverso, dalla musica alle atmosfere che questa ci può ispirare. Allora, in realtà mi viene in mente un matrimonio che ho organizzato lo scorso maggio, ispirato al tema di Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi un'atmosfera sognante, con cartelli di legno che indicano direzioni inesistenti, con personaggi che popolano un mondo fantastico, quindi fette di pane tostate che improvvisamente iniziano a volare, cavallucci a dondolo che diventano delle libellule e una miriade di colori, quindi un universo pieno di elementi che nella realtà non esistono. Un altro elemento che è piaciuto moltissimo agli ospiti di questo matrimonio è stato il loro nome e il nome degli sposi scritto sui conetti del riso e della confettata al contrario. Quindi gli ospiti comunque hanno partecipato anche attivamente, in maniera interattiva, ad un matrimonio che era sicuramente fuori dal comune. Immagino. Passiamo adesso invece ad Antonio. Ho una domanda per te. Facciamo l'inverso. Se per rimanere nell'atmosfera del meraviglioso, del fantastico, aggiungiamoci un tocco francese, mi viene in mente Il favoloso mondo di Amélie. Bellissimo. E che tipo di musiche ci abbineresti? Sì, sicuramente mi viene in mente, attingerei qualcosa anche dal mondo della musica classica, magari Ravel, Tchaikovsky, Stravinsky, comunque hanno queste atmosfere sognanti, oltre che magari fare seguire magari ad un trio o un quartetto d'archi anche dei brani stessi della colonna sonora del film. E poi mi viene in mente la Francia e quindi anche dei brani presi dal repertorio francese di Edith Piaf, di Jacques Trenet, eseguiti magari con un trio, con un quartetto jazz. Adesso vi faccio un'ultima domanda. Siccome siete stati molto bravi, io voglio mettervi in difficoltà con un tema molto difficile questa volta. Se io vi dicessi Star Wars... Sicuramente il futuro, sicuramente un matrimonio assolutamente fuori dai canoni, quindi via le classiche partecipazioni, no al Galateo, un tableau digitale, un universo popolato da telefonini, da computer portatili, un QR code tramite cui gli ospiti possono caricare le foto scattate con il loro cellulare durante il matrimonio sicuramente un'atmosfera dove non ci sono fiocchi, fiocchetti, decorazioni particolari, un matrimonio essenziale. Lasciamo stare colazione da Tiffany e facciamo una cosa diversa. Antonio, invece musicalmente? Musicalmente inventerei un forte contrasto, magari degli archi che suonano Star Wars quando gli ospiti arrivano in location, e finirei con un DJ, magari con gli ospiti tutti collegati tramite delle cuffie wifi che ballano ognuno sentendo la musica nella propria cuffia. Io vi ringrazio, grazie Francesca, grazie Antonio, è stato molto divertente. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, all my end. In other words, oh my baby, kiss me. Saper cogliere le emozioni altrui è un'arte che consiste nell'entrare piano piano, quasi in punta di piedi, nell'intimità di chi ci sta attorno. È una forma di conoscenza paziente, minuziosa e amorevole,
volta a costruire con l'altro un ponte di collegamento solido, quasi infrangibile. È questa la forma d'arte che possiamo cogliere negli scatti di Simone Perini, dei veri e propri reportage che colgono i momenti più belli senza interferire con lo svolgimento degli eventi. Siamo a Firenze, nello studio fotografico di Simone Perini. Ciao Simone. Ciao Sofia, benvenuta. Grazie. Inizio subito con la prima domanda. Tu hai una lunga esperienza in fatto di matrimoni, come fotografo di matrimoni. Sì. E vorrei chiederti com'è cambiato il tuo stile, se è cambiato nel corso del tempo. Sì, il nostro stile è cambiato anche perché ci dobbiamo sempre un po' adeguare ai tempi. E prima avevamo uno stile molto più classico, quindi si diceva e si chiedeva alle spose di fare determinate pose. Oggi invece queste cose non ci sono più. Si tende sempre di fare uno stile di reportage, quindi di cogliere il più possibile la spontaneità e le emozioni vere degli sposi. Quindi è più naturale, non c'è più la posizione, la foto ricordo classica. Non c'è più. Le foto ricordo, se gli sposi ce le chiedono a ricevimento, ovviamente le facciamo, però diciamo il servizio. Dopo la cerimonia di solito gli sposi ci chiedono di fare un'esterna e quindi in quel caso lasciamo molta libertà agli sposi di agire, di esprimere realmente i loro sentimenti, il loro amore, la loro felicità, la loro gioia. Cerchiamo noi di intrometterci il meno possibile. Ovviamente quando ci sono degli sfondi non appropriati diciamo agli sposi di spostarsi, oppure certe volte facciamo anche delle battute agli sposi in modo che comunque sia la loro risata, che il loro sorriso sia comunque vero. Quindi la ricerca della spontaneità. Assolutamente. E sì. Utilizzi anche molto il bianco e il nero. Sì, si utilizza molto il bianco e il nero perché secondo noi ha quel fascino, quella particolarità che certe volte il colore non riesce a esprimere. So che avete anche dei servizi speciali per gli sposi, delle riprese con il drone, sì, giusto? Sì, 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 a noi ci diverte fare cose diverse. Abbiamo per esempio le riprese col drone, sì, molto particolari, e queste le usiamo in particolar modo sul luogo del ricevimento. Facciamo delle belle riprese a tutti i parenti, che di solito i bambini poi impazziscano quando vedono questo drone. È molto bello, molto coinvolgente, molto suggestivo, perché ovviamente le riprese poi sono fatte dall'alto, e il drone in movimento, insomma. E anche gli album che fate artigianalmente? Sì, ecco, sì, questo infatti te ne volevo parlare. Sì, i nostri libri li facciamo completamente qui in studio, però ecco, la composizione del libro, poi dalla stampa in poi, viene tutto assemblato nel nostro studio. E avete altri regali speciali per gli sposi? Sì, non finisce qui. Non finisce qui. Siamo un po' poliedrici, ci piace fare diverse cose. Abbiamo un servizio che noi chiamiamo foto su fili. Sono degli scatti che noi facciamo in continuazione al ricevimento. Noi scattiamo, stampiamo e mettiamo fuori le nostre foto a ricevimento, appese su uno spago con delle mollettine di legno, proprio che ricordano le vecchie foto asciugare. E questo le facciamo per tutto il ricevimento, in modo che tutti i parenti e gli amici degli sposi possano andare lì per tutto il ricevimento e prendersi continuamente le loro foto, ovviamente dove ci sono loro, e certe volte le portano anche agli altri dall'entusiasmo che hanno. È una cosa veramente coinvolgente, perché poi si sentano tutti coinvolti al ricevimento. Certo, non solo l'attenzione sugli sposi. Esatto, non solo sugli sposi, c'è un collega che si occupa solo di questo, un collega starà sempre con gli sposi, un altro collega si dedicherà agli amici, ai gruppi, a divertirsi, a fare tutte le cose che ci dicono gli sposi di fare, gliele scattiamo, gliele facciamo subito, gliele stampiamo subito e vanno a prendersele subito. E che altri regali speciali fate agli sposi? Che altre proposte originali? Come saprai, noi facciamo anche video. Certo. E quindi noi facciamo una cosa molto emozionante, questa la definirei emozionante più che divertente. Noi proietteremo a sorpresa, al taglio della torta, il video del matrimonio degli sposi. Dalla preparazione della sposa, dello sposo, se lo sposo vuole, durante la cerimonia con le promesse degli sposi in diretta, poi le foto in esterna se gli sposi vogliono, quindi poi noi porteremo tutta la nostra attrezzatura sul luogo del ricevimento, monteremo il video e lo proietteremo a sorpresa al taglio della torta. E questo, rivedendosi gli sposi, perché ovviamente gli sposi quel giorno saranno emozionati, insomma, saranno diciamo in un altro mondo, perché saranno tutti tirati da una parte e tirati da un'altra. Quando si rimetteranno a sedere al taglio della torta e rivedranno tutto quello che è successo, ti garantisco che è una grande emozione. È una grande emozione anche per i genitori, guarda, veramente emozionante. Bene, Simone, io ti ringrazio, grazie per questa chiacchierata. Grazie a te. E grazie per averci ospitato nel tuo studio a Firenze.
questo splendido panorama io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Non Solo Wedding, assolutamente da non perdere. It's been too dark for so long. And I don't take my own advice. There's trouble here in paradise. Can't tell me that you told me so.